che sta per iniziare una puntata speciale di Edilizia Sicura dedicata all'Istituto di Pena Minorile di Bologna, comunemente conosciuto come Carcere del Pratello, situato nel cuore della città. Il piano rieducativo e di reinserimento dei minori che hanno commesso reati parte dall'istruzione garantita a più livelli e con un indirizzo alberghiero di scuola superiore e avviene attraverso molte attività grazie anche alle collaborazioni storiche con diversi enti locali, tra cui WISP, FOMAL e IPLE, che da 26 anni coinvolge i ragazzi nella decorazione e manutenzione degli spazi comuni e privati e nella costruzione di scenografie teatrali. Sport, ristorazione e pittura sono solo alcuni degli impegni attraverso cui i ragazzi dell'Istituto di Pena Minorile sviluppano passioni e interessi costruendo i propri obiettivi di vita. Noi abbiamo un mandato istituzionale, è quello di dare la possibilità ai ragazzi di chi ha sbagliato di essere recuperati nella società. Pertanto il mandato ce lo dà la Costituzione, l'articolo 27 della Costituzione, che la pena deve tendere alla rieducazione. Le attività sono numerose che vengono svolte all'interno di questo istituto, innanzitutto quelle scolastiche. Faccio una premessa, l'80% dei ragazzi è straniera qui, pertanto noi abbiamo i corsi di italiano e i corsi di alfabetizzazione, poi abbiamo corsi di scuola media e abbiamo anche la scuola superiore, che viene fatto con la scuola alberghiera di Castel San Vito. Sono tutti insegnanti distaccati dal Ministero della Pubblica Istruzione che lavorano all'interno della nostra struttura. In che cosa consiste quindi il suo lavoro qui? Che cosa significa insegnare a questi ragazzi? Per me il significato più grande è vivere questo momento di attività scolastica con passione, ma con loro, insieme a loro. Quindi viviamo proprio nella dimensione di una piccolo spazio di libertà all'interno di una struttura che è il carcere minorile. Quindi condividere con loro la passione e il piacere di conoscere cose, anche la curiosità di capire e la voglia di comunicare, perché questo che è un po' il mio obiettivo, le letture, le scritture, essendo l'insegnante di italiano, lo riusciamo a realizzare nel momento in cui c'è proprio da parte loro la voglia di uscire, di lavorare su se stessi, ma anche per parlarne con qualcuno o con me. Per me è molto importante anche questa apertura al mondo, all'attualità. La lettura di un articolo presuppone una comprensione e uno sforzo di capire che poi ognuno così matura un suo spirito critico di fronte a una pagina di una rivista. Sul piano invece, per esempio, della storia, abbiamo sempre un'attenzione anche alla educazione, così alla legalità, quindi la Costituzione, ma anche la conoscenza di testimoni della storia che sono veramente stati straordinari testimoni di coraggio al di là delle condizioni in cui vivevano. Il nostro istituto è un istituto statale, quindi ha un diploma quinquennale. I ragazzi hanno diverse età e quindi fanno il primo e secondo ciclo, quindi diciamo prima e seconda, terza e quarta. E la materia scienza alimentazione è fondamentale come supporto teorico alle materie di cucina e sala pratiche che loro fanno in altre giornate con i miei colleghi. L'anno scorso volevo dire che tre ragazzi hanno preso il diploma da alimentarista dell'ASL della regione e la classe ha partecipato a un progetto regionale che si chiama Scegli con gusto, gusto in salute, per la prevenzione delle malattie oncologiche. Come li vedete cambiati questi ragazzi? Allora, io posso dire per lo scorso anno li ho presi senza mai averli visti e li ho portati fino a giugno e le cose sono chiaramente migliorate e bisogna lavorare molto anche sul rapporto personale oltre che professionale, in modo tale da coinvolgere il più possibile. I laboratori qui all'interno dell'Istituto di Pena Minorile passano anche attraverso la cucina. Quello che sta avvenendo alle nostre spalle, quello che si sta vedendo, sono le ragazze impegnate in un percorso formativo, anzi meglio professionalizzante, perché ovviamente per alcuni di loro i tempi di permanenza non consentano di acquisire la qualifica di operatore alla ristorazione. Comunque la Regione Emilia-Romagna, attraverso i fondi per la formazione professionale, appunto finanzia dei percorsi professionalizzanti che consentono ai ragazzi di partecipare al laboratorio di cucina e acquisire delle competenze che poi possono essere spese nel mercato del lavoro. Il FOMAL è impegnato anche nella promozione dei tirocini formativi all'esterno e anche nella ideazione e progettazione di un ristorante all'interno dell'IPM.
Il FOMA si occupa appunto di questo, diciamo, accompagnamento anche al lavoro tramite questi tirocini che vengono fatti all'esterno del carcere. Per loro è, diciamo, una buona seconda occasione, in quanto possono mettersi alla prova, possono risperimentarsi e possono mettere in pratica le competenze imparate magari precedentemente nel corso che è stato organizzato qui dentro. Quali sono i risultati? Risultati motivazionali per loro, ma anche risultati, diciamo, professionalizzanti, perché è successo che questi tirocini siano poi sfociati in delle assunzioni. I tirocini sono possibili grazie a dei fondi europei, giusto? Certo, i tirocini sono tutti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, per cui i ragazzi che partono in tirocinio ricevono tutti un'indennità mensile, in base ovviamente alle ore di tirocinio che fanno, che viene data dal Fondo Sociale, grazie soprattutto al Fondo Sociale Europeo. Tra le attività sportive che vanno per maggiore sono il calcio, la pallavolo, il basket, abbiamo anche il biliardino, ping pong, preparazione atletica, circuiti, tante altre cose, però una cosa molto molto bella è quando organizziamo le partite con le squadre da fuori. Collaboriamo tantissimo con le scuole, difatti in questo momento oggi sono venute a giocare l'Istituto Fioravanti Belluzzi. È molto importante anche lo sport come mezzo educativo, e specialmente anche quando si può fare il da ponte tra dentro e fuori. Sì, questo è un modulo formativo che verte sulla decorazione muraria, decorazione pittorica muraria, e anche un po' sulle fondamenta di quello che deve sapere un bianchino, diciamo. Però cominciamo con il disegno, anche come si può vedere qua. E possiamo vedere bene, se possiamo inquadrare questi tre disegni. Abbiamo fatto disegno del vero, ho portato qualche arancia, qualche mela, qualche noce. Il compito era semplicemente disegnare ciò che vedo, però spesso viene all'inizio fuori qualcosa di molto stilizzato, che non è quello che si vede, ma quello che la mente immagina. Ed è bello vedere i vari passaggi. Un altro esempio di disegno, stavolta di forme geometriche, era un cubo portato, stesso compito, disegnare davvero un cubo. La difficoltà è proprio spegnere la mente e portarla alla percezione pura. E quindi abbiamo anche qua i vari passaggi, qua le linee già cominciano a mettersi in sesto, e qua abbiamo anche un accenno di luce e ombra. Questo, diciamo, è l'inizio proprio del corso. Poi passiamo alla teoria del colore, che è quello che facciamo stamattina, dopodiché alle tecniche invece pittoriche decorative murarie, come il finto marmo, il finto legno, decorazioni a stencil, eccetera. Le facciamo su pannello, ma dopo andiamo anche negli ambienti dell'IPM, tipo nella sala colloquio, e facciamo una piccola decorazione direttamente su muro. Tante cose belle hanno fatto i ragazzi con questi corsi. Per esempio, sono ragazzi che hanno imparato a cucinare, ragazzi che poi sono stati inseriti nel mondo del lavoro in alcuni ristoranti nella città di Bologna e provincia. Ma anche l'IPLE ha fatto tantissimo per questo istituto. Pensate che i ragazzi con questo corso dell'edilizia si sono loro dipinti le stanze, hanno dato loro il colore nelle proprie stanze, ecco, così per maggior rispetto, ecco, nessuno più ha scarabocchiato sulle mura delle proprie stanze, perché c'è stata una fatica, hanno capito che cos'è il lavoro. Ci sono ragazzi che non sanno neanche che cosa vuol dire pranzare a mezzogiorno. Qua c'è una regola, e rispetto c'è, qua i ragazzi la mattina si alzano, si devono pulire le camere, vanno a fare colazione, poi devono mangiare, ma tutto è in modo ordinato e rispettoso verso gli altri e verso loro se stessi, e verso anche gli stessi ragazzi. Qua c'è la polizia penitenziaria che coordina con gli educatori tutto il sistema istituto. È importante il recupero di questi ragazzi, ecco. Ogni ragazzo che riusciamo a togliere dal circuito penale è un ragazzo in meno che togliamo alla criminalità. Che cosa significa essere educatrice all'interno di questo istituto? Significa accompagnare il ragazzo in entrata, i ragazzi, quindi ogni ragazzo affidato all'educatore e a un assistente sociale di riferimento, insieme quindi a uno psicologo, che costituiscono insieme l'equipe, vuol dire accoglierlo proprio dalle fasi di ingresso iniziale, spiegando il funzionamento, le regole della struttura, fino proprio alla gestione della quotidianità.
anzianità in carcere. Il lavoro educativo passa proprio attraverso la relazione educativa, e quindi la quotidianità, il clima di fiducia che l'educatore deve instaurare con il ragazzo che non ha mai avuto dei modelli positivi, e quindi tramite appunto la cura educativa, essendo deve essere un esempio, un modello di trasparenza, di coerenza, di serietà, insomma offrire proprio delle modalità di relazione vere. Allora Andrea, quali sono le attività che qui all'interno dell'istituto ti piace maggiormente fare? Ma abbiamo fatto ristorazione, corso di cucina, sì, quello è bello. Poi abbiamo fatto carpenteria. Quando ti metti al lavoro che cosa provi? Sto meglio, capito? Non penso a qua dentro troppo, mi distacco un po'. So che avete pitturato quindi le vostre stanze. Sì, le abbiamo fatte noi tutte. Sono 6 più 2 isolamenti, le abbiamo fatte tutte noi. Almeno te la fai come vuoi te la cella, capito? Non è sempre uguale, capito? E poi forse anche il dopo non, diciamo, la mantenete bene? Beh, sì, la mantiene pure meglio, sì, senza scrivere sui muri. Se qualcuno si appoggia col piede e gli dice, oh, che fai? Le attività che faccio io di solito che mi piacciono sono la ristorazione, lo sport e l'edilizia. Qui ti danno la possibilità di fare la scuola superiore, cioè vorrei ricominciare la scuola. Io preferisco imparare qualcosa di nuovo, così quando esco posso fare qualcosa, cioè. Comunque è anche un obiettivo, cioè tu tutti i giorni pensi a quello che devi fare operativamente, giusto? Sì, sì. Tra 10 anni come ti vedi? Una persona matura comunque, una persona che è passata in un posto dove ha imparato a non sbagliare più e che sta pensando a migliorare la sua vita. Innanzitutto devo ringraziare tutta la rappresentanza dell'Istituto Edile, dagli insegnanti, dal loro preside, dai loro direttori. È una squadra importante che si è creata con questa attività, perché abbiamo proprio una squadra di manutenzione ordinaria all'interno dell'istituto. Tutto riescono a fare insieme l'architetto che viene qua, Gas, e con i suoi collaboratori. E poi hanno partecipato tantissimo alla creazione della scenografia per il teatro di Paolo Billi. Ogni anno loro preparano la scenografia, fatto proprio dall'IPLE con i ragazzi, che insomma usano materiale come martello, chiodo, tutto nella massima serenità e trasparenza. Ormai da 20 anni costruisco percorsi, progetti teatrali in cui i ragazzi sono protagonisti del lavoro, in quanto sono loro che mi porgono la loro storia, la loro vita, ecco che si affrontano problemi di altro tipo che non sono teatrali, direttamente teatrali, ma che appartengono alla vita della costruzione di uno spettacolo, che comporta lavorare in gruppo, avere rispetto di sé, degli altri. Il costruire quindi qualcosa anche a livello di lavoro, di laboratorio, c'è anche proprio una costruzione materiale che è quella di una scenografia, grazie anche alla collaborazione con l'Istituto Edile. Certo, chi ha questo, la responsabilità di costruire gli spazi che poi io andrò a abitare con lo spettacolo. E la progettazione di questi spazi teatrali che abbiamo costruito in tutti questi anni sono molto importanti. Tra i corsi in avvio a cura di IPLE, questa settimana vi segnaliamo da martedì 29 gennaio all'interno di BIM Academy Bologna digitalizzazione del flusso di lavoro per la progettazione avanzata di edifici nuovi ed esistenti, suddiviso in 8 moduli e con la possibilità di esercitazione libera in aula informatica. Lunedì 4 febbraio avranno inizio i corsi di formazione per muratore, le tecniche di muratura e per caposquadra, lettura del disegno, rilievo e tracciamenti. Per qualsiasi informazione sul calendario dei corsi potete seguire l'Istituto Professionale Edile di Bologna collegandovi al sito www.edili.com, attraverso le pagine social e sul canale YouTube.